Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui su Toca Life perché è uscito un nuovissimo update che è, ragazzi, spaziale. Guarda, là si vede già. SPAziale. Ovvero il Downtown Loft. Ma vi ricordo di mettere tantissimi like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. Entriamo su Toca dopo questa entrata particolare. Oh, eccolo qua, loft in centro città, costa 1,99 euro. Le traduzioni sono sempre molto precise. Loft in centro città. Perché downtown. Però loft non l'hanno tradotto. Loft è una parola internazionale. Downtown che l'hanno tradotto con in centro città. Ma in realtà downtown loft è un po' un'altra roba. Vabbè. Tante cose belle. Non possiamo spoilerare nulla. Quindi acquistiamo. Azione completata, hai effettuato l'acquisto correttamente. Allora andiamo a vedere il nostro acquisto, Sofì. Dai. Ok. Che luce fu e la bolletta dell'Ene arrivò. Dai, Sofina. Eccola là. Oh, sì. Vedi? Ma possiamo ampliarla. No, costruisci di nuovo. Ma lo vedi che si può ampliare? Ma no, costruisci. Ma guarda, si può ampliare. Dove la facciamo? Lì? Lì. Già sì, lo già so che. Questa è quella nuova. Vedi, però si poteva ampliare. Dopo anche facciamo l'ampliamento. Wow, ha fatto. Wow. Ok. Pronti? No, sono due piani. Non lo so, sono quello. Scherzavo, non sono due piani. Un piano solo? Ma alto. Siccome non sapevano cosa voleva dire, avevano paura di tradurlo, ma non l'hanno direttamente tradotto. Però downtown l'hanno tradotto. Downtown sarebbe città bassa, no? Downtown. Eccolo! Ma perché c'è una? C'è la lavatrice con una palla da baseball. Vediamo cosa c'è. Allora, abbiamo. Oh, abbiamo questo! Wow! Perché nel loft di downtown ci sono le scale che stanno fuori sul terrazzo. Sì, ma c'è il balcone! Wow! Certo. Molto bellissimo. Poi c'è una. Un tubo. C'è anche una cosa per lavare. E poi abbiamo un'altra sala gigabuga giga. 1, 2, 3, 4. Lì ci andrà il bagno. Togliamo tutto, sì, sono d'accordo con te. Ciao. La pallina no, la lavatrice no. E io direi che leviamo. Anche i tubi. Vediamo. Ci vuole molto mattoni, molto grigio nel loft, Sofì. Quindi? Prendi questo per terra. No! Allora, mettiamo questoni. Grigio nero. E mattoni, poi. E poi come parete. No, vanno bene i mattoni, vanno benissimo. Ah, ok. Qua che bagno. Il bagno mettiamo magari queste qua. Sì. E per terra niente granita. No, dai, quello no. Il parquet. Questo. Il cemento armato. Allora, questo è bello. Sì, questo. Questo va già molto bene, è vero? Anche questo. Ok, allora partiamo da qui. Allora, distribuiamo bene. Qua che cosa ci si fa? Non lo so, bisognerebbe vedere, Sofì. Sai cosa possiamo fare adesso prima di iniziare ad arredare? Diamo una sbirciatina delle cose nuove che ci sono. Allora, qua ci sono i letti, questi qua. Ok. Poi ci sono queste mensole, wow. Questi qua. Questo. Cosa fai? Wow, un cosino! No, ma non è quello! Poi un po' di crepe. Le crepe, i tubi. Po' di crepe finte, wow! Non mi piacciono. Non gli piacciono. È un coso dell'arme. Quello sì. Che cos'è questo? Aspetta. Non funziona. Ma un segreto. C'è un sistema d'allarme. I tappeti. Tappeti tutti belli. A tema sportivo. Qui non c'è, sono molte cose nuove. Il bagno, vediamo. Però mi sa che la doccia era quella nuova. C'è sì? La lavatrice, bisogna metterci. È vero. Perché nel loft ci serve la lavatrice. Però è wow! La cesta per il bucato. Softo! E softo serve per pulire. Softo! E poi anche washo. Washo e softo. vanno nel bagno quelli. Vogliamo già metterli nel bagno, Sofì? Allora, abbiamo deciso. Facciamo prima il bagno. È più facile, vai. Allora, mettiamo questa. La lavatrice. Per la prima volta abbiamo una lavatrice. Vattrice.
E ci serve anche Softo. Sì, un attimo, ora Softo lo mettiamo. Non abbiamo il sapone per la lavatrice e non possiamo fare niente. No, Softo non è per la lavatrice. Ma che cos'è? Per i panni? No, il contrario, Softo è per pulirsi. Cleano invece è per la lavatrice. Allora, Cleano mettilo sopra la lavatrice, di fianco mettici il cesto per i panni sporchi. Quello dove in teoria dovresti mettere i panni sporchi, non in giro dovunque capiti. Giustamente ragazzi, mettete sempre cose perché anch'io lo faccio sempre. Mettiamoci una sorta di specchio e una sorta di water tipo lavandino. È tutto accriccato. È tutto accriccato, non ci sta niente, è tutto accriccato. Noi facciamo, siccome è una bella casina. Facciamo, alti ci laviamo e mentre sotto facciamo la pipì. Ma scusami, non possiamo mettere... Fontanella! No! Non possiamo mettere la cesta per i panni sopra la lavatrice? Sopra! Sotto il lavandino? Sotto il lavandino. Non ci sta. Così va bene, sotto il lavandino. Guarda! Guardo! Sciocca! Aspetta, guardo meglio! Un bello specchio... Da bagno, quindi una luce. Water come luce. No, una luce. Questa. No, quella. Perché in bagno si lavano le scarpe. È quello tutto, sì, perfetto. Però... No, non mi piace. No, quella non vale. Mettiamo la lampadina da esterni. Quella ci stava bene. Questa bellissima. Quella che... Wow. No, bagno. Quella che spenzola, dai, mettici. Quella che spenzola. Questa va. Eh? Accendiamola, va, che fa buio. Cleano, il sapone l'abbiamo lasciato in giro. Sì, ma Softo non c'è posto per mettere Softo. Ma prendi una scatola o un qualcosa dove ci possono stare tutte. Ora Softo prendo un attimo. Softo per lavare. Una assa. Che siccome Softo scala. C'è il coso, c'è il flipper. L'ho visto sotto. Flipper. Perché deve essere molto rustico e essenziale. Bravissima. Mettiamoci Softo sopra. Perfetto. Così. Secondo Softo. Me lo potevi mettere anche sopra la lavatrice di fianco a Cleano. Clemmy brush a brush. Ma l'hai finito tutto a forza di versarlo. Adesso non è rimasto più niente. Ok ragazzi, allora mettiamo un bel tappetino a forma di mela, molto bellissimo, e il bagno l'abbiamo finito. Qui abbiamo il coso con Softo e Cleano. Dai, facciamoli tutti che poi dopo vediamo tutta la casa in azione. Poi, qui faremo una sala giochi. Ok, per quindi. Cui palloncino, non c'è niente. Okay. E, piantina. Super wow. Divanino. Wow. Questi sono gli spalti. Gli spalti? Gli spalti. Mettici quelli. Aspetta! No. Gli spalti? No. Aspetta. Gli spalti per vedere. No, aspetta. La partita. C'è il tappeto fatto. La partita. Ah, il campo da calcio. Alla pianta mettila fuori, ci sta bene in terrazza. Piantina. Ma no, sulle scale, dai. Qui, piantina. Lì, perfetto. Poi ci vuole qualcosa che decora le magliette dei giocatori sul muro, appese a un bel tubo. Ah, industriale, bello, ci un piace. Bel tubo, mettiamo le magliette, un bel tubo. C'è anche quell'altro fatto a campo da non mi ricordo, da basket, quello lì, il quadro lì sotto. Ah, questo. Sì, bel tubo. Mi piace dire tubo. Poi che cos'altro ci possiamo mettere? Vediamo un po'. Poi mettiamo un tavolino. Sì. No, non ci dice niente, dai. Vediamo se c'è qualche accessorio che ci può star bene. Possiamo mettere tipo questa. No, però non mi piacciono questi spalti così grossi. Ma uno sì, magari. Oppure il divano. Facciamo, cosa mettiamoci però? Sì. Mettiamoci questo divanetto qua, magari lo mettiamo anche quello qui. Quello rotondo. E qua c'è la zona, sì. E qua c'è la zona tipo relax, ok. Anche quella rotonda. Questo? Quella lì si è bella, secondo me, ci sta. Ok, così, quindi. E questa è un po' l'area relax. Vediamo un po' se c'è tipo una macchinetta, qualcosa.
che avevamo intravisto. Allora, ci possiamo mettere o quella lì che distribuisce le bevande, le cose. Qual è quella che distribuisce le bevande? Ah, questa. Sì. Se no, vediamo che cos'altro c'è. Questa la possiamo mettere qua, ok. Però io volevo mettere un po' di giochi. Cioè, se è una sala giochi, bisogna divertirsi. Cioè, capito? Ok, qua c'è un po' di roba. Allora, possiamo prendere questo. Però magari dobbiamo un attimo spostare il tubo. Ok. E anche questo. Tutte le cose. E mettiamo un bel basso perché per i bambini. Ah, bene. Per i bambini. Per i bambini si giocano. Sì. E ci lanciano il puffo. Sì. No, ci sono i palloni, no? No. Sì. E dov'è? Ma che dici? Ah, ecco questo, è questo. Poi possiamo prendere un po' una mazza. No, sulla mazza non sono tanto d'accordo, eh. Devo prendere un tavolino, un di... così. Oh, guarda lì, bello. Con un po' di... Il ping pong! Il ping pong. Sofì, mi raccomando, non nel bagno, ping pong. Oh, il ping pong. Perché mentre spelli le tue cose giochi a ping pong. Certo, mi sembra un'ottima idea. Benissimo. No, aspetta, mamma, mi è venuta una cosa in mente. No, meglio di no. Non so se lo voglio sapere. Quanto fa ridere il nome ping pong? Cioè, ti pensa il nome ping pong? Quanto fa ridere tantissimo. Ping pong, ping pong. Ping pong. Va bene. Allora, pong. Vediamo un po' cosa potremmo mettere. Ok, è così. Sì, già abbiamo... Poi mettiamo... Vogliamo mettere un altro tubo? No, qualcosa da mettere un fuori. Un ketchup. No, il ketchup. Il ketchup. Il ketchup. Mettiamo un bellissimo... Ah, guarda. Mettiamo un bellissimo tavolino. Sì. Con una bellissima seggiolina verde. Verdolina, sì. Dove si può consultare una bellissima piantina. Perfetto, abbiamo arredato anche fuori. Con una bellissima... Lampadina. Ah, lampadona è questa. Lampadina, verdina. Tutto verde. Verde, lampadina. Benissimo. Voilà, magnifico. Mi piace, ok, bellissimo. Fuori. Poi il bagno. Poi questo posto lunghissimo che non so la nome. Qui cosa ci facciamo? Qua mettiamo cucina, controcucina, divano, sala, letto, tutto. Ma il letto io lo metterei nell'ultima stanza, facciamo la camera, no? Sì, però qua allora facciamo la cucina. Mettiamo un po' di cucina, va, perché cucina. Qualcosa bisogna cucinare, hai ragione anche te. Però mettiamo il frigorifero, mettiamo la cucina a rate. Sì. Nel loft funziona così la cucina, Davvero? Cioè sì. Fai 30 metri per andare al frigo, torni indietro. Sì. Con la macchina. Dai, sciocca. Con la bicicletta. Sì. Ok, sono arrivata. Prendo il latte. Dai, c'entra un bel tavolo, qualcos'altro che ci serve lì. C'entra un bel tavolo. No, lì devo stare nel mezzo tra le due finestre, non hai capito? Il loft è così. Ma così e poi di qua ci metto il tavolino. No, il tavolo va nel mezzo. No, vedi, qui nell'angolino. Metti delle mensole o se ci mettiamo sopra... Ok, qua però... O metto 30 metri più in là. Lì. Ah, io ho visto una cosa che mi piace tantissimo, che secondo me merita un posto tutto suo. La macchinetta dei popcorn! Ok, sì. Anche a me piace moltissimo. Però io dovrei mettere... Cioè, bisogna mettere per forza una giunta qua allora. No, Sofì, non hai capito. Il tavolo va nel mezzo, non va appoggiato. Qui. Quello va nel mezzo tra le due finestre e il tavolo va nel mezzo. Là, dalla parte di là, ci mettiamo la macchinetta dei popcorn appoggiata al muro. Ah, ce l'abbiamo fatta. I panchetti, qualcuno, non tutti, lasciali per il tavolo. Tre. Ok, abbiamo messo seggioline a posto. Ok, allora, là nell'angolo ci va la macchinetta dei popcorn. Popcorn. Oh, eccole là. Ma per terra così? Ci vuole un tavolino sotto. Se è piccola, sì. Ma che tavolino ci hai messo? Quello ma del non basket. È un tavolino questo, non è un tavolino. Ci mettiamo questo tavolino. Aiuto! Perché ogni cosa che tocco diventa smuscia? Sti popcorn! Perché devo stare per terra? No! Io li voglio spostare di qui! Ma continuano ad uscire! Da dove dovrebbe... Oh, guarda! Sofì? Ci vogliono dei... Non puoi prendere i popcorn e metterli per terra!
Aspetta, li sto finendo. Oh, vedi, ora ne vuoto. Ora c'è 94 palle di popcorn, ma a parte quello... Sì, ma ora che è vuoto questo coso, lo posso mettere finalmente qua sopra. Ah. Ok, insieme a una specie di macchinetta per il caffè, tipo. Di fianco, ok. C'era anche, sai cosa devi mettere sul tavolo? Quella. Esatto. Ma non ci stanno tutte lì? Mettila sul tavolo quella lì. Quale? No, va bene. Va qui. Bene, va bene, dai. Qua mettiamo tutta la salita. Ok, bellissimo. Ora prendiamo un po' di ciotoline, così. Ok, vedi? Beh, lo possiamo mettere più giù, perché se la sopra andrà la polvere popcorn. Ah, ok, sì, perfetto. Poi prendiamo due o tre piattine e ci facciamo i poppi. Ma lì ci vanno, dobbiamo... ci va lo sciroppo lì dentro. Ma si va i waffle lì dentro, no? Lo sciroppo, sì. Guardate un po'. Lo sciroppo, ecco, mettiamo. No, leva lì la produzione. Ok, vai adesso. Non è quella la cosa più penso che non sia questo. Inizio a pensare che non sia quello. Come si fa il waffle? Dai, dopo lo vediamo. Su, su. Come si fa il tufre, truffle? Vabbè. Di popcorn! Li odio! Aiuto! C'è troppa roba! Si sta cucinando tutto! Metti su un altro tavolo! Aiuto! Dai, hai fatto un disastro come tu solito! Aiuto! Ci sono i popcorn insieme ai waffle! Esplode tutto! Possiamo togliere dall'idea. Ecco, bravo, perfetto. Puoi mettere gentilmente il piatto su di sopra e anche il coso. Oh, ok. Ma volevo mettere due truffle lì. Ho capito, ma dopo. Adesso intanto prepara tutta la situazione. Ok, mettiamo un po' di cose con un mappo sopra. Aiuto. Le fermo, non toccare. Mettiamo un waffle. Un tappeto, qualcosa da mettere. Sul piatto. Va bene, mettilo sul piatto. Mettiamo questo. Ce la cucina a pezzi. Ah, ma dice che ve l'ho fatta a pallina, è divertente. No, la mela. Pallina. Pallina da tennis. Pallina. Lì, così. Poi ci servono delle luci. Tennis da pallina. Pallina da tennis e tennis da pallina. Ci servono dei mestoli attaccati lì, ci servono dei bicchieri, delle luci, su. No, perché come se già ne sono borghese, non si tengo, raga. Ok, scusa. Allora, forse... Oh, vedi e capisci l'italiano. Ma è davanti alla finestra la metti la lampada? Sì. Ah, bellina, ami pallina. Che bellina, ami pallina. Particolarmente interessante. Abbiamo fatto un arredamento bellina, molto... Bellina, ami pallina. Come se fosse la mensa, la cucina di una mensa di un centro sportivo. Ma non è vero, ma scusa, ma te mi hai detto metti a rate la roba. Sì, mettici anche qualche tubo, vai, ci sta bene. Quello lì. Sì, ne... Cucina ci sta bene. Wow. Lì, poi un altro. Aspetta, se metto un tubo qui, ok? Sì. E poi ci metto questo gigante scuba. No, non ci sta, ci dai. Ma non lì sotto, lì. Poi, continuiamo. L'ultima stanza ci è rimasta. L'ultima stanzina. Allora, letto. Iniziamo letto. A fare le cose per bene adesso. Su, letto. Allora. Castello. Letto castello. Facciamo tipo gli ostelli. Tanti letti, due, di più no, Gli ostelli. Nell'ermezzo ci va l'armadio. In mezzo ci fa questo. No. L'armadio. Armadio. Allora, qui in mezzo mettiamo due armadi fatti così, che mi piacciono molto, ok. Ci vorrebbero però dei vestiti lì dentro. Non il problema di questo sistema di... Non ci sono. Ci sono tutte le crocettine, ci vorrebbero vestiti. Siamo da questa parte, questa è tipo un campo. Questo è la parte del calcio e questa è la parte del basket. Poi una scrivania, un computer, un flipper, un qualcosa mettiamoci. Un flipper, ma cos'è un flipper? Ma sei troppo giovane. Cos'è un flipper? Il coso, però più. Sono davvero triste. Ma scusa, potevi dirmi coso le palline, no? Ah, perché coso con le palline è chiaro. Flipper coso... no. Perché no. Flipper. Mettici uno solo, dai, di armadi. Intanto questa gente se deve metterci. Un po' come di poster, ci si qualcosa al muro. Woo! Finiamo l'arredamento. Su, qualcosa al muro ci serve. Qualcosa di allegro anche. Lo so io cosa metto. Sta a vedere. Una bella repa. Ma no, dai. Una bella repa grossa così. Wow. Un bijou.
il coso dell'Enel. Il climatizzatore tamarro. No, ma non è. Niente, non ci si lava fa. Non capisci l'arredamento urbano, moderno. Il climatizzatore. Sofia è più alto dell'Enel. Il climatizzatore dell'Enel. Oh, mamma mia. Ok. Ci vogliamo mettere qualcosa davanti, una scrivania, un tubo. Va ancora. Niente, va bene. Wow, guarda che composizione. Sì. Wow. Anzi, questo possiamo mettere qui dietro. Certo. Perché questo grande buco l'hanno cercato di coprire con... No, ascoltate bene, l'hanno cercato di coprire. Ma non ci hanno riuscito. Quindi hanno messo una toppa. Esatto. Sofì. Un biu, un biu. Manca la luce. Oh, è vero. Certo. Qua ci mettiamo una bellissima luce a forma di ciabatta. Sì, quello il neon ci sta bene, sopra il flipper va bene. Questo è la discoteca, questo è la discoteca. Pepe, no, ma non fanno pepe. Ma non so questi sono quelli normali. Pepe. Ci ha messo manco uno stereo, Pepe. Che luci fai, Pepe? Abbiamo persa, tranquilli, tutto sotto controllo. Va che bello. Vediamo, ha levato anche quello. Cioè, ci aveva messo due armadi, poi ne ha lasciato uno solo, ora l'ha levato pure quello e ci ha messo lo stereo. Quindi non si sa dove mettere i vestiti, però... questa è la solita. Ok. Sofì, gentilmente, ci vorresti mettere tipo una scrivania, un computer? Ma non c'entra! Ma davanti, ma noi si mette in camera tua, ci sono le vostre, sono sul muro dietro. Sì. Cioè, fammi capire. Sì, ma su Toha Life non c'è una tridimensionale, cioè è tutto piatto. Ma non è vero, quella okay. Si sono redate tutte bellissime, sono messe un po' in primo piano, un po' in secondo piano, noi tutto appiccicato al muro. Tutto là appiccicato al muro. Non vedi che anche il climatizzatore dell'aereo l'ha appiccicato? No, io ragazzi mi dissocio. È il climatizzatore dell'Enel. Io gli revocherei il diploma di arredatrice di Toha. Perché dopo questo appartamento loft. No, ragazzi, stavolta non glielo passo a suo figlio. Ho fatto un arredamento terribile. Vuoto meno due. Mettiamo me e la mia amichetta. Allora, prendete popcorn, caffè. Ma caffè hanno preso le tasse. Come passi vicino lì, tum, rabbocca popcorn. Infatti devi passare così, devi passare. Ma due di popcorn te ne prendi. E fai anche un waffle. Uno waffle. Ok, perfetto, fatto. Fatto. Ma no, bocca così, lo sapevo. Il caffè forse è meglio se voi non lo bevete, dai retta a me. Ok ragazzi, allora, tutti i genitori, tutte le maestre dicono... Dobbiamo mantenere l'aria pulita, perché sennò c'è l'inquinamento, no? Ecco. Aspetta, mamma metto in lavatrice. Poi mettiamo un po' di cleano, un po' di soffitto, perché la fa venire soffice. E poi laviamo. Soffitto, vedi. Con soffitto diventa soffice, con cleano si favorisce, cioè un bijou. Vedi? Vedi come è diventata soffice l'aria? Tac! Adesso vi facci vedere tutto il nuovo loft che hai arredato. Ecco qua, anche questo. Abbiamo qua la sala dove possiamo giocare. Io voglio un ciambello, grazie. Ragazzi, questa casa mi è piaciuta un sacchissimo. Sono felicissima perché è davvero, davvero stupenda. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete tantissimo like, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanellina, din don, per ricevere... le notifiche e ciao!